Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Ormai è arrivato l'inverno, ragazzi, sono molto triste per questa cosa perché io amo l'estate e odio l'inverno. Comunque, ragazze, devo fare colazione, ovviamente. Faccio la colazione, quella là che vi ho fatto vedere nell'ultimo video sul mio secondo canale, della mia colazione preferita. Ultimamente sto facendo sempre quella là. Comunque, avete visto i capelli come sono cresciuti? Vi ringrazio tantissimo, avete fatto un sacco di complimenti nell'ultimo vlog dove appunto vi avevo fatto vedere bene il colore all'aperto, a luce del sole, e quindi vi ringrazio che mi incoraggiate sempre quando faccio dei cambiamenti. La mia colazione preferita è bella food porn, che però mi sazia tantissimo. E adesso mi vado a bere questo qua prodottino che sto provando, Fit Berry, ed è una cosa che serve per fare delle bevande appunto da bere. Una polverina, adesso vi faccio vedere, lo prepariamo assieme. Si chiama Natural Mojo la marca, ed è, poi ci sono varie cose praticamente. Io adesso sto provando questo, che è composto da cocco, tè verde, melograno, papaya, un po' come se voi preparaste una bevanda appunto al tè verde però arricchita. Negli ingredienti, perché voi sapete che io sono abbastanza fissata con gli ingredienti e le cose, quindi mi sono andata a leggere gli ingredienti e sono molto buoni. Però qua ad un certo punto si è scritto per sostituire i pasti, ma io ovviamente non lo utilizzerò per sostituire i pasti, se figuriamoci. Però la cosa bella è che è ricco di proteine, vedete, contiene proteine della soia, del siero del latte, poi contiene succo di melograno, tutti ingredienti che fanno benissimo. E appunto il tè verde, un concentrato che ha proprietà appunto dimagranti e purificanti per il corpo. È buonissimo il sapore. Adesso lo apro e vi faccio vedere. Oh. Polverina così, che appunto va miscelato qua dentro. Ando bene a fare così, cioè ci metto un paio di cucchiai qua dentro e poi ci metto l'acqua. Sopra l'acqua si può mettere tranquillamente fredda e poi si va ad agitare. Questo è nulla di trascendentale, facilissimo. Adesso si mette questo. Questo arriva proprio assieme al Natural Mojo, e appunto è uno shaker che serve per prepararlo. Shakera, shakera, shakera! Vedete, diventa tutto rosa, è troppo carino. E questo qua ad esempio ve lo potete portare dietro, eccetera. Qua, ragazzi, vi metto il link del sito Natural Mojo nel box informazione come al solito, e utilizzate il mio codice sconto se volete comprarlo, così avrete uno sconto che fa sempre piacere, insomma. Per sostituire i pasti no, a parte perché non voglio dimagrire, quindi non mi interessa nulla, e poi potrei sbranare qualcuno se non mangio. Però veramente, anche se comunque viene inserito ad esempio a colazione, a merenda, la cosa bella è che contiene tante proprietà antiossidanti e che fanno bene, di verdure, frutta che fa bene, che quindi è sempre un'integrazione buona. Poi contiene proteine e poi ha proprietà appunto comunque dimagranti, che inserito in un contesto di alimentazione sana e palestra è sempre un bell'aiuto, quindi soprattutto se dovete perdere qualche chilo, ovviamente ve lo posso consigliare. A me sta piacendo appunto come semplice integrazione, che sapete sono sportiva, mi piacciono queste cose naturali, quindi mi sta piacendo. Anche il sapore è molto buono, perché oddio, se non mi ammazzo praticamente. Molto buono, sa di frutta, di fragola, di melograno, è molto molto gradevole, quindi mi piace proprio berlo anche come ad esempio dopo la palestra per riprendermi un attimino, e anche poi contiene proteine, quindi fa tanto bene anche per i muscoli e per la tonificazione. Comunque è buonissimo, quindi. E qua chi c'è? C'è una morina. Che fai tu? Si gode un po' di sole e si sta mangiando la molletta. Oh, vabbè. A me dispiace togliergliela, però. Amore, non penso che ti faccia bene mangiarti questa molletta. Che lei poi la mangia la plastica. Dai, togliamola, mamma. Perché tu la mangi. Guarda, poi ha la pancia piena di plastica. Non va bene. Guarda, la vuoi. Ti do un altro giochino, aspetta. Eccolo! Dai, vieni, gioca con questo, ti. Vieni, tieni. Vai! Brava! Brava!
Per pranzo ho preparato questo bellissimo piatto che io personalmente adoro, Super Light Healthy Fit, buonissimo, e fatto con il riso basmati, gamberi e zucchine. Eccolo qua, a cui ho aggiunto curry, paprika e che altro, un sacco di spezie, anche prezzemolo tritato. Adesso ci metterò un po' di tabasco e un po' di salsa di soia e anche un po' di zenzero fresco che io personalmente adoro, grattugiato. Vorrò mangiare anche del salmone affumicato. Questo qua lo adoro troppo, mangerò tutto il pacco per avere tante tante proteine. Amore, chi c'è? Sei qua tu? E con un po' di insalata adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, guardate che meraviglia, tutto bello impiattato, spolveratina di pepe messa. Poi un po' di questi qua, i semini di papavero, ci stanno troppo bene ragazze, provate. Sul salmone ci stanno troppo bene. E un po' di erba cipollina. Ecco qua, buonissimo. E poi ovviamente il limone. Aspetta, mamma, aspetta, mamma, aspetta. Non riesco a prendere. Dai, non ci riesco. Dai, vai a prendere, vai. Porta mamma, brava, brava! E tutti i miei calzini che si ruba, deve giocare con i miei calzini, beh? La pallina, la pallina. Un'altra cosa importante per dimagrire, un segreto per dimagrire, il più semplice di tutti, bere acqua. Lo so, veramente è una stronzata, però. Io non voglio dimagrire, però sento un sacco di ragazze a volte che fanno le diete più strategiche del mondo, segreti per dimagrire, cose assurde. E io dico, ma l'acqua però non bevete, cioè l'acqua è la cosa più importante, ma anche per eliminare la cellulite, la ritenzione idrica, fa benissimo. Io sapete come faccio? Mi piglio l'acqua e tipo anche se sto in casa me la porto dietro, così sono sicura che ho bevuto tipo in quelle 2-3 ore una bottiglia d'acqua. Poi vado in palestra e mi porto un'altra bottiglia d'acqua. In questo modo io so che sto bevendo e scazzo. In questo momento, dopo mangiato, non so voi, ma mi viene un abbattimento proprio che di solito non mi metto mai, perché se mi metto sul divano tipo mi viene proprio una noia, un sonno, anche perché sto dormendo malissimo, perché mi sto svegliando presto la mattina, cioè sto dormendo tardi, mi sto svegliando presto la mattina, solita insonnia, poi c'è Pupi che la mattina alle 7 all'improvviso decide che deve fare pipì, a volte anche alle 6 di mattina, evviva! E quindi niente, la molettina mi fa venire il segno nei capelli. Però non sopporto tanti capelli davanti agli occhi. Dopo vado in palestra e vi voglio proprio far vedere una cosa nuova, appunto, che vi avevo già accennato in altri video, che serve tantissimo per dimagrire, perdere peso, tonificare il corpo. Voi come sapete io faccio sia l'allenamento in sala e sia questo corso appunto di TRX che si chiama. È bellissimo, serve tantissimo per l'addome, per i glutei, per le gambe, un po' per tutto. Io lo faccio solo una volta a settimana perché comunque preferisco più che dimagrire, mettere massa muscolare e tonificare il corpo. Però se volete perdere peso nel frattempo tonificare, eccetera, veramente ve lo straconsiglio perché è ottimo. Il motivo invece principale mio per cui vado in palestra qual è? Non è dimagrire, ma è sfogarmi! Che risata, perché ieri proprio stavo parlando con un mio amico, no, in palestra, che lui, diciamo, aveva visto un pochino la mia situazione particolare del momento e quindi, e sai, mi diceva, cercava un pochino di rincuorarmi, eccetera. E poi alla fine io ho detto, devo sapere il primo motivo per cui io vengo in palestra, per non commettere un omicidio, così vado in palestra e mi sfogo. No, davvero, non so come si faccia a considerare la palestra un sacrificio. Per me è la cosa più bella che può esistere, andare in palestra, allenarmi e sfogarmi.
Veramente, questo è il primo motivo, prima del fisico, di tutto quello, il primo motivo è questo. Quindi non vedo l'ora di andare. Adesso però prima un po' di lavorini al computer, appunto di montaggio video, ho fatto uscire il nuovo video di oggi, insomma tutte queste cose qua. E poi si va. Pronta per la gym, ho messo questo pantalone che è quel leggings che vi ho fatto vedere proprio nel video di ieri, dei appunto acquisti indossati, è bellissimo, super comodo, mi piace tanto tanto tanto. Anche la felpetta è quella là che vi ho fatto vedere nel video di ieri. Andiamo, yeah, amore. Distrutta ragazzi, mi sono fatta la doccia, sono un attimo seduta qua in palestra perché sto veramente morendo. Ho fatto vedere TRX, che è un corso veramente bellissimo, che mi piace tanto e lo trovo ottimo per dimagrire. Penso che chiamerò questo video come dimagrire, sì, perché così magari chi cerca degli spunti per perdere peso o comunque per stare in forma, perché vi ho fatto vedere anche un po' di alimentazione, l'allenamento, e magari se vi piacciono questi tipi di video, appunto vlog giornalieri dedicati all'alimentazione, alla palestra, proprio come faccio io, no? La mia fitness routine, fatemelo sapere, così ve ne faccio anche più spesso, che secondo me sono interessanti. Io posso far vedere anche come mi alleno in sala, vado a casa a mangiare finalmente, perché per stare in forma e per perdere anche peso non si deve fare la fame, ma si deve mangiare bene, ma si deve mangiare. Quindi viva il cibo e la palestra. Eccomi qua ragazzi, completamente struccata. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like. E io stavo leggendo un po' i commenti sotto al nuovo video di oggi, quello là, shopping sexy e provocante, che abbiamo fatto io e Nancy. E vi volevo anche ringraziare tantissimo. Quello qua è il nuovo video dove abbiamo mostrato tutti i nostri nuovi acquisti, tutte le magliette che mi chiedevate dove ho comprato, i body, le felpette, eccetera. Poi volevo ringraziare tantissimo anche per le iscrizioni al canale di Nancy, eccola qua, perché veramente sono tantissime iscrizioni già e il suo video mi sta piacendo tantissimo, quindi mi raccomando supportate la mia sorellina, iscrivetevi tutti al suo nuovo canale. Io vi auguro la buonanotte e mando un bacio grandissimo, ciao! You are the one thing in my way.